Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sarò il conduttore, sarà un confronto, ok? Sono affiancato da un ragazzo che è un appassionato, che ha un podcast su Spotify. Questo ragazzo si chiama Luca ed è un grandissimo appassionato, è un esperto, insomma, un grande appassionato di criminologia, si è molto appassionato al caso Yara. E lui è un colpevolista, ok? Quindi io sono dell'idea che. Così ci scaldiamo, no? Ma più per una mia curiosità, no? Tornasse al 2014, quindi quando le è stato incaricato, no? Quando ha preso l'incarico della difesa di Massimo Bossetti, quindi rileggesse per la prima volta gli atti e si ritrovasse da capo, no? Quindi una macchina del tempo, cosa cambierebbe della sua strategia difensiva? Nulla. In caso, basta che chiudete la live e la riaprite, non dovreste avere problemi. Quindi la beffa c'è sempre. Non è una beffa, potrebbe capitare questa sfortuna, speriamo che non capiti. È un po'. È normale, può capitare, insomma. Se hai problemi di linea, mettiti a dieta. Grande, World Peace, un vero simpaticone, veramente. Sono pronto a partire con questa diretta dopo questa grandissima cagata. È Grande, una veramente. follia, è un aborto, non so più come definirlo. Occhio! Allora, oh, lì, ta, 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 ta. Caga sotto! Ti sei cagato addosso, vero, eh? Attenzione, questo qua è il prank di Greenbound! Quello che stai dicendo. No, aspetta, no, 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 non passiamo. Stavo per fare un azzardo. Pectus. Ho detto la N-word? No. Sì, stanno Io? spammando tutti N-word. Io l'ho detto? Io? Ma non è vero. Avvisatelo che gli mando il link, gli mando il link, gli mando il link. Nezaccone è troppo Andate, vabbè, simpatico. sì, Allora, c'è da diretta. dire che una volta sola Nezzak è entrato in una mia live e ho letteralmente rovinato la mia carriera, quella di Manux e quella di Kokeshi, con una sola diretta. Però, secondo me, stavolta andrà meglio con Nezzak. Secondo me, stavolta andrà assolutamente meglio. Ne sono sicuro al 100%. Lui è Scorsa volta è stato andato un il po' malino. procuratore generale della Cassazione, non lo faccio io, lo ha fatto il procuratore generale della Cassazione, dove dice: se io prendessi una multa, mi arriva una multa a casa dove c'è scritto la mia targa, e anziché identificare la mia Fiat 500, mi scrivono che è una Toyota Yaris targata con la mia targa. Lo dice il procuratore generale, dice: io farei Sì, io. ricorso a questo. Alve. Scusate. Ciao. Pectus. Non mi sta piacendo per il culo. No, vabbè, però Pasquale, porca miseria, io ti ringrazio tantissimo per il regalo, però. Io te più di questo non posso fare, perché comunque per Non so, me uno ce zaino, non n'era anche so. uno un po' più grande, ma secondo me quella per te è il top. Sì, quella lì devo portare un camion. Piccolina, piccolina. Vabbè, Vabbè, niente. dai, a me spiace perché veramente, lo sai che io quando mi hai chiesto una cosa sono sempre stato lì a quei tempi. Purtroppo questa volta non dipende da me perché sono stati molti ricambi che non sono arrivati. Poi hai parlato con delle macchine aliene, l'unica Ma cosa che mica ti ho detto è: sono. Guarda, veniamo da lontano. Scusa, Non hanno scusa. avuto a che fare con gli alieni. Migliaia. Che è successo? Ciao Max. Ciao. English o Spanish? Panisce. Chi muove primo è gay. Come? Chi si muove primo è gay. Chi si muove prima? È gay. Secondo me. Numero sconosciuto. Pronto? Come si fa? La scamma, dicono. Storytelling del dottore. Quale dottore? Ah, cioè, che io Cos'è che ho dovevo fare sbloccato 3 mesi il dottore. fa? Non mi ricordo più. Che cazzo dovevo fare 3 mesi fa di incredibile?
Grazie Potente TV, grazie per i 29, grazie bello. Grazie Matiriz, grazie mille. Bentornato. Ma ha finito Chain Together, Jody, oppure... Bentornato. Ma ha finito Chain Together, Jody, no, oppure... Ancora. Ma ha finito Chain Together, Jody, oppure... Bentornato. Ma ha finito Chain Together... Succedere. Quindi non lo so se comunque si creeranno delle dinamiche o mi verrà richiesto o succedono svariate cose che mi impongono di togliere il VOD. Io ve l'ho detto perché per la prima volta non ho la totale garanzia di come andrà, perché è un contenuto che non ho mai portato e non so dove si va a finire, ok? E questo è il concetto, quindi non sappiamo dove si va a finire, non vi posso invece garantire dire in altre occasioni. E cioè che non si debba utilizzare un argomento come questo per fare quello che viene definito intrattenimento, anche perché io credo che la serie sia una serie documentario e quindi non abbia lo scopo di intrattenere, ma di approfondire, spiegare e raccontare, al di là che uno abbia l'idea che lo faccia bene o male, in modo parziale o completo. Quindi, detto questo, la serie a me è piaciuta molto. Fatico a ritenere una serie innocentista, perché sarebbe stupefacente se fosse il contrario, cioè una sentenza che lascia aperti dei dubbi dicendo ma non lo so, qualche dubbio ce l'ho, però potrebbe essere lui, potrebbe anche non essere, ma lo condanno. Credo che sarebbe, insomma, da primato storico, anche se in Italia succedono cose incredibili, questa forse le supererebbe tutte. Quindi, per rispondere alla domanda, io trovo che l'operazione sia riuscita, sono molto contento, si può porre davanti... Poi riesce a accendere la torcia, almeno gli ultimi sforzi prima della pisciata. Va bene, lo facciamo pisciare Fede You. Cioè, è veramente assurda sta roba, zio, mezz'ora di live devi pisciare. Cioè, devo pisciare. Capito? Non potevi pisciare prima. Scappa. Ho capito, ti scappa, cioè, sono i bambini, come lo sketch del Subaru Baracca. Cioè, se andiamo in macchina, mi scappa la pipì. Papà. Papà. Va bene, dai. Siamo quasi arrivati. Ah no, okay, è vero, qua, non siamo quasi arrivati. Ok, qua riconosco, non mi serve più il navigatore. Quindi vi tengo in chat. No, comunque no, è davvero quello. Ragazzi, ci risentiamo tra un minuto e mandare un attimo l'annuncio pubblicitario. Ci sentiamo tra poco. Restate connessi.